Ciao e benvenuto nel canale di Una favola al giorno. Qui potrai ascoltare favole e storie, principalmente fantasy, per rilassarti ed essere trasportato in un mondo fantastico. Ti chiedo di fare un piccolo gesto per aiutarmi a far crescere il canale, iscrivendoti e lasciando un mi piace. Grazie. Le calosce della felicità. Parte 1. Un giorno a Copenaghen venne dato un gran ricevimento, uno di quei ricevimenti che di tanto in tanto ogni famiglia rispettabile deve organizzare se vuole poi a sua volta essere invitata nelle case altrui. Una parte degli ospiti era seduta ai tavoli da gioco, altri facevano circolo attorno alla padrona di casa, che stava dicendo: «E adesso faremo 4 salti». Un gruppetto conversava e tra i vari argomenti si venne anche a parlare dei tempi antichi. Alcuni sostenevano che al confronto di oggi erano tempi beati e il consigliere Knapp difendeva con calore questa tesi. Mentre così la società si divertiva, noi ci recammo al guardaroba, dove gli ospiti avevano deposto mantelli, bastoni, ombrelli e soprascarpe. Sedevano là due donne, una vecchia e una giovane. A tutta prima si poteva scambiarle per due cameriere in attesa delle loro padrone. Ma osservandole meglio ci si accorgeva che non erano cameriere comuni. Avevano le mani troppo fini e il contegno di persone sicure di se stesse. Anche la veste deponeva a favore di questa supposizione, essendo di taglio elegante oltre che singolare. Si trattava infatti di due fate. La giovane non era la fata della felicità in persona, bensì soltanto una delle sue dame. Purtuttavia aveva anch'essa il potere di soddisfare i desideri degli uomini, sebbene soltanto quelli piccoli. La vecchia aveva un'espressione molto seria. Era la fata del dolore. Sbrigava personalmente i suoi impegni per essere sicura che le cose si svolgessero secondo i suoi desideri. Le due signore si confidavano gli avvenimenti della giornata. La fata della felicità non poteva vantarsi di alcuna azione particolarmente brillante. Aveva semplicemente protetto un cappello nuovo da un acquazzone, procurato a un brav'uomo il saluto di un signore importante, altre inezie del genere. Ma il compito che ancora doveva portare a termine era affatto insolito. «Oggi è il mio compleanno», confidò all'altra fata, «e per festeggiarlo devo fare qualche cosa di mia iniziativa. La mia padrona mi ha consegnato un paio di calosce che hanno il potere di trasferire immediatamente colui che le calza nel luogo e nell'epoca da lui preferiti. Ogni suo desiderio viene soddisfatto, di modo che al fortunato sembra di stare in paradiso». «Di piuttosto all'inferno», osservò la fata del dolore. «Ne sarà disperato e benedirà il momento in cui lo libererai dalle calosce». «Come puoi dire una cosa simile?» protestò l'altra. «Metto le calosce qui accanto alla porta. Qualcuno le infilerà scambiandole per le sue
e diventerai immensamente felice, vedrai. Così discorrevano le due fate. Si era fatto tardi. Il consigliere Knapp, che ancora fantasticava sui tempi di una volta, propose di por fine alla serata e di andarsene a casa. Invece delle sue, infilò per errore le calosce fatate e, sceso in strada, subito notò che sembrava diversa da quella di prima. Il marciapiede, solitamente ben spazzato, non esisteva più. I piedi gli affondavano nel fanco, perché nei tempi che gli rimpiangeva, gli uomini non conoscevano l'arte di selciare le strade. Ma come mai la strada è in questo stato? E i lampioni, perché non sono accesi? Brontolò irritato. La luna era scomparsa. Nell'aria vagava un po' di nebbia, per cui faceva un buio pesto. All'angolo della via vi era un altarino con il lume acceso, ma diffondeva una luce così fioca che il consigliere lo notò soltanto quando vi fu sotto, e i suoi occhi si posarono sull'immagine della Madonna col bambino. Deve essere la vetrina di un antiquario, pensò il consigliere. Il padrone si è dimenticato di riporre il quadro prima di chiudere. Due uomini in abiti di raso e berretti piumati gli passarono accanto. Guarda come si sono conciati, osservò divertiti. Vengono certo da un ballo mascherato. A un tratto un suono di trombe e di tamburi gli giunse all'orecchio. Subito dopo, da una svolta della via, spucò un drappello d'uomini muniti di fiaccole. Il consigliere si fermò e vide sfilare davanti a sé un singolare corteggio. Prima venivano i musicanti, seguiti da soldati armati di alabarde che scortavano un personaggio in cotte stola. Stupito, il consigliere domandò a un passante chi fosse quell'uomo e che cosa significasse quella processione. E il vescovo di Sealand gli fu risposto. Santo cielo, ma che cosa è venuto in mente al vescovo? Esclamò Knapp, scuotendo il capo a mo' di disapprovazione. Chi mai aveva visto un religioso andarsene in giro di notte e con una scorta da ballo mascherato? Perplesso, il consigliere riprese il cammino. Attraversò la strada cosiddetta orientale e la piazza del ponte. Il ponte stesso, che conduceva alla piazza del castello, non c'era più. E il consigliere si trovò quindi di fronte a un largo fiume senza possibilità di guado. Presso una barca oziavano due ragazzi. Il signore vuol forse essere condotto all'isola? Chiese uno dei due. Isola? Ripeté stupito il consigliere. Quale isola? Voglio andare alla piazza del castello. Dove diavolo è scomparso il ponte? I due ragazzi lo guardarono senza capire. E come mai non c'è nemmeno un lampione acceso? Continuò Knapp. È un vero scandalo come sono tenute le strade. I barcaioli risposero qualche cosa, che però non servì a illuminare il consigliere. Parlate un dialetto incomprensibile, esclamò furibondo, e volse loro la schiena. Non mai, prima, l'epoca in cui viveva gli era apparsa scomoda e fastidiosa come quella sera. Sarà meglio che prenda una carrozza, si disse. Ma dove diavolo si erano ficcate le carrozze? Non se ne vedeva l'ombra.
tornerò alla piazza del re. Là ce ne sono sempre, finì col decidere e si avviò. Aveva percorso metà del cammino quando apparve la luna. Cielo, che razza di casa è quella? Scappò detta Knapp alla vista del torrione che un tempo si ergeva al termine della strada orientale. Finalmente trovò una porta attraverso la quale giunse alla piazza del re. Ma al posto della piazza c'era un prato attraversato da un rivolo d'acqua e non lontano qualche misera capanna tra i cespugli. «O sono ubriaco o mi vengono le traveccole», si disse sbalordito il consigliere. Ritornò sui suoi passi, turbato dal pensiero d'essere all'improvviso vittima di un disturbo visivo. Quando si ebbe lasciato alle spalle la porta della città, osservò meglio i tetti delle case. La maggior parte erano fatti di paglia. «Non c'è più dubbio, sono ubriaco», disse ad alta voce Knapp. «Non ho bevuto che un bicchierino di acquavite, ma evidentemente anche quella era troppo per me. Se provassi a tornare dai miei amici a cercare un rimedio». Inutilmente ne cercò la casa, non gli riuscì di trovarla. «Ma è orribile, non riconosco nemmeno più le strade», gemette. «Qui non c'è ombra di negozi, non ci sono alberghi, nient'altro che due misere locande. Eppure non sono in un paese. Dove diavolo è scomparsa la casa dei miei amici? Quella che c'è al suo posto è diversa, però c'è ancora qualcuno alzato». Varcò la porta dalla quale filtrava un filo di luce e si trovò in una locanda dove erano riuniti quattro marinai e due sapienti, talmente assorti nei loro conversari che non notarono il nuovo venuto. «Mi scusi», disse costui rivolgendosi alla locandiera, «non mi sento bene. Potrebbe mandare a chiamare una carrozza che mi conduca a Cristiania?» La donna sembrò non capire queste parole e continuò a fissare con evidente meraviglia le vesti del consigliere. Quando Knapp ripeté di non sentirsi bene, gli porse una tazza d'acqua che puzzava di pesce. Con la testa tra le mani, il consigliere trasse un profondo sospiro, riflettendo sulla sua straordinaria avventura. «È il giornale di oggi?» domandò alla locandiera, additando un rotolo di carta che teneva in mano. Ella lo guardò a bocca aperta, ma gli porse il rotolo. Era un'incisione raffigurante un fenomeno naturale osservato secoli addietro a Colonia. «Dove avete preso questa incisione? È antichissima!» esclamò il consigliere, felice d'aver scoperto una simile rarità. «Quello che illustra si basa su una fola, ma estremamente interessante. Oggigiorno questo fenomeno si chiama elettricità». Gli avventori diedero un'occhiata incuriosita al consigliere. Uno dei due dotti si alzò e, togliendosi rispettosamente il cappello, disse con espressione grave: «Lei è certamente un famoso maestro, un faro della scienza». «No, no», si scrinì Knapp, «mi intendo un po' di tutto e chiacchiero volentieri. Posso chiedere con chi ho l'onore di parlare?» «Sono dottore nelle sacre scritture», fu la risposta.
Ciò bastò al consigliere. Il titolo ben s'addice al costume di quell'uomo. Probabilmente un vecchio maestro di paese, pensò. Uno di quei tipi bizzarri come se ne trovano ancora da queste parti. Una locanda non è il luogo adatto alle conversazioni di un dotto, continuò il suo nuovo conoscente. Ciò nonostante, la prego di voler continuare il suo discorso. Lei è certo molto colto in fatto di antichità. Un po', rispose Knapp. Metto volentieri il naso nei vecchi libri, ma mi piacciono anche i nuovi, purché non siano romanzi. Romanzi? Ripeté il dottore con l'aria di non aver capito. Ah, forse vuol dire le storie di Re Artù e della Tavola Rotonda. Prima che il consigliere potesse aprir bocca, sopravvenne la locandiera ad informarsi se il malessere dello strano signore era passato. Passato? Ma veramente non so, balbettò questi, tentando invano di riordinare i suoi pensieri. A confondergli maggiormente le idee, gli passarono accanto due servette. Erano vestite come usava nel 300, ma nessuno sembrava stupirsene. Sono matti gli altri o sono matto io? Continuava a domandarsi Knapp. Qui c'è qualche cosa che non va. Chiese di nuovo una carrozza, ma il risultato fu che i suoi compagni scoppiarono in una risata, scambiandosi occhiate diverse. Evidentemente lo ritenevano ubriaco. Allora il consigliere non resistette più. Voleva andarsene, fuggire via da quella gente che sembrava d'un'altra epoca. È il giorno più brutto della mia vita, mormorava tra sé, e lasciandosi scivolare sotto il tavolo, tentò di raggiungere l'uscita camminando a quattro zampe per non essere visto. Era quasi sulla soglia quando gli altri lo notarono e per ricondurlo dentro lo presero per le gambe. Allora le calosce gli caddero dai piedi e l'incantesimo fu rotto. Con sua grande confusione, ma con ancor più grande sollievo, il consigliere vide davanti a sé un lampione acceso che illuminava un grande stabile, e quella casa egli la conosceva, come pure la via. Si ritrovava finalmente nella strada orientale, dove abitavano i suoi amici. Per la contentezza, rimase là sul marciapiede a fissare quei luoghi familiari che ora gli parevano tanto belli. Proprio di fronte a lui, accoccolata sui gradini di un palazzo, una guardia notturna arrossava sonoramente. Ma guarda un po' che scherzo mi ha fatto un bicchiere d'acquavite, borbottò Knapp rialzandosi. Chissà quanto ho dormito. E che sogno ho fatto. 2 minuti più tardi, seduti in una carrozza che correva verso Cristiania, ricordando lo spavento preso, il consigliere si rallegrò di vivere nella nostra epoca, che dopo la sua avventura gli sembrava invidiabile in confronto al passato, e non possiamo dargli torto. Guarda un po', un paio di soprascarpe, disse la guardia notturna risvegliandosi. Saranno del tenente che abita qui. Il brav'uomo avrebbe suonato volentieri per restituire le calosce al tenente, poiché la sua finestra era ancora illuminata. Ma temendo di disturbare gli altri inquilini, vi rinunziò. Deve essere comodo portare le soprascarpe, pensò. Chissà se mi vanno bene. Così dicendo,
li infilò. Erano proprio della sua misura. Com'è strana la vita, andava intanto meditando. Il tenente potrebbe fare sogni d'oro nel calduccio del suo letto e invece non fa che passeggiare per la stanza. Ma la gioventù non ha pensieri. Tutti i giorni è invitato a pranzo o a cena. Mi piacerebbe essere al suo posto, allora sì che farei una vita comoda. Non fece in tempo ad esprimere questo desiderio, che le calosce misero in atto il loro magico potere. La guardia notturna era diventata, sia nell'aspetto che nel modo di pensare, in tutto simile al tenente. Così si trovò a camminare in su e in giù per la stanza, con un foglietto rosa sul quale stava scritta una poesia composta da lui stesso. Chi di noi non ha mai sentito d'aver l'animo di un poeta? La poesia, che si intitolava «Vorrei essere ricco», parlava di una ragazza da lui baciata quando entrambi erano bambini e che ora era diventata una bella signorina. È per lei che desiderava di essere ricco. Ma un giovane tenente innamorato non può essere che povero, per cui il nostro ufficialetto diceva sconsolato tra sé, affacciandosi alla finestra. Quella povera guardia notturna là sul marciapiede è più felice di me. Lui non sa che significhi la parola rinuncia. Ha una moglie e bambini che quando è triste piangono con lui. Ah, potessi mai fare il cambio con il suo destino. Sull'istante la guardia notturna ridiventò se stessa, poiché soltanto grazie alle calosce fatate era diventato tenente. Gli era bastato esprimere il suo nuovo desiderio per vederla avverarsi. Che sogno insensato ho mai fatto, pensò. Ero diventato un tenente. Ma il più strano è che non mi sentivo affatto felice come credevo lo fosse un ufficiale. La mia vecchia e i miei figlioli mi mancavano molto. Tornò a sedersi sui gradini, assorto nei suoi pensieri, sempre con le calosce ai piedi. A un tratto scorse nel cielo una stella cadente. Ecco una stella che cade, ma in cielo ne restano ancora tante. Come mi piacerebbe poter vedere una volta da vicino la luna e le stelle. Ci sono desideri che bisogna andar cauti nell'esprimere, specialmente quando si calzano le calosce fatate. Vedrete infatti che cosa accadde alla guardia notturna.